Questo è un polo logistico fondamentale per la sicurezza dei nostri cittadini e per mettere in condizione la Protezione Civile e la Croce Rossa di avere luoghi dove stoccare i propri mezzi, addestrare il personale. Noi stiamo sostenendo le nostre associazioni oggi con la distribuzione di questi mezzi e da lunedì inizia la stagione dell'antincendio e quindi era doveroso venire anche a passare in rassegna, mettiamola così, questo splendido personale con i loro mezzi che aiuteranno a tenere sotto controllo gli incendi della nostra regione. Veniamo da un periodo molto intenso, siamo stati assorbiti per le attività dovute all'emergenza del Covid, ma questo non ci ha fermato, abbiamo programmato l'attività dell'antincendio boschivo che parte lunedì, abbiamo potenziato il sistema, abbiamo acquistato nuovi mezzi, abbiamo formato altre persone, ma contestualmente a questo oggi è una giornata di festa perché diamo al volontariato 75 mezzi, 66 idrovore, moduli antincendio, quindi tutto ciò ed è diciamo una giornata di festa, ma ed è anche un atto dovuto. Diciamo. La Croce Rossa ci ha dato una grossa mano, ci ha aiutato, questa è una struttura che si presta facilmente a essere raggiunta, è stata vicinissima, sta sull'autostrada, è baricentrica rispetto all'Abruzzo, quindi è una struttura ideale per la distribuzione diciamo, di queste DP per l'emergenza Covid.